La premessa, e poi l'Aurora dà il via ai lavori, è che quello di oggi non è un comizio, non è un incontro pubblico, non è una roba politica, ma è l'inizio di un cammino di resistenza, visto che anche con questo governo ci hanno palesemente dichiarato guerra. E quindi... Vai Allora comincia pure. Intanto ci sono sempre 17 posti liberi. e eh, Io lo dico, <ride> lo dico a chi è fuori che ci sente Comodatevi. a megafono così si incazza. Ci sono 17 posti liberi. Li ho contati uno per uno. <ride> Grazie Matteo della parola. <ride> Straordinario, organizzativo. Ma... Allora, nell'attesa che si riempiano quei 17 posti lì vacanti, occhio che. Arriva uno tipo Renzi che sgomita, si siede subito. Quindi, davvero, raccogliamo l'invito <ride> di Matteo. E se davvero qualcuno ancora fuori può accomodarsi in sala. Io, come direttore della Padania, eh, vi devo dire che. Mi sento davvero molto orgogliosa di poter presentare questo Basta Euro Tour perché noi con il quotidiano La Padania, con Telepadania e grazie ai colleghi di Radio Padania Libera stiamo sostenendo concretamente ogni giorno questo percorso che come diceva Matteo Salvini è secondo me una battaglia pre-politica, è una battaglia sicuramente economica, sicuramente sociale ma è una battaglia soprattutto sovranista e identitaria. Un percorso che noi oggi con la Padania sosteniamo, un percorso che sosteniamo oggi con la diretta streaming attraverso i nostri portali, tutto gratuito, a differenza di chi a breve comincerà uno show contro l'euro a pagamento, ovvero Beppe Grillo. E quindi a maggior ragione oggi verrà fornito a tutti voi, a voi tantissimi ospiti, un manuale di resistenza che avete già potuto vedere prima su nella hall e potete portarvi a casa. Anche questo. Gratuito, che di sti tempi è già un bel guadagno. Ovviamente, dopo l'anteprima fiorentina, lo scorso fine settimana, Domenica Salvini e il professor Borghi, lo sapete, erano a Firenze, tutti loro ci tenevano però a dare il via da qui, da Milano, dalla nostra capitale del nord, dalla nostra capitale della Padania. Oggi, mentre a Roma ha giurato il governo Renzi, noi della Padania l'abbiamo chiamato il terzo governo di Merkel. Ecco, mentre lì a Roma si fa un nuovo governo benedetto, perché è stato così benedetto da tutti gli organismi sovranazionali, ma non benedetto ovviamente dai cittadini, perché, poiché non ha ricevuto alcun voto, da Milano parte questo percorso, ripeto, culturale innanzitutto e poi politico e economico a mio avviso. Sarà uno strumento importante per tutti voi, sia il manuale che questa giornata. Ma come si fa nei convegni seri? Prima la parola la si dà a chi oggi ci ospita. Oggi ci ospita infatti l'ente provincia di Milano. E allora, a nome dei nostri territori, delle nostre amatissime province che qualcuno vuole cancellare perché sono identità, sono territorio, sono democrazia dal basso, e quindi sono eh, ovviamente, ovviamente un ostacolo verso questi poteri sovranazionali, ecco che lasciamo doverosamente la parola a. Un rappresentante della Lega, il capogruppo leghista qui in provincia Milano, Gian Battista Fratos, un applauso. Buongiorno e... Sì, buongiorno e buona padagna a tutti. Io porto i saluti dalla provincia, Muritura, perché oramai, come sapete, fra qualche mese non ci sarà più la provincia. E questo bellissimo auditorium che ha ospitato l'inizio di tante campagne della Lega Nord diventerà di proprietà del comune senza far nulla quindi tutto questo avverrà grazie a Monti grazie a Letta e grazie al futuro Renzi perché così è senza una regolare elezione senza dare il diritto di voto che noi cittadini abbiamo, questa provincia morirà e diventerà città metropolitana con un sindaco non eletto da noi, ma che sarà eh, Pisapia. E questo bellissimo auditorium, come dicevo prima, che è stato il punto di partenza di tante battaglie della Lega Nord, perché da Milano, da qua, partivano le nostre battaglie. Oggi parte la battaglia del no euro. Io non sono un economista, però so che da quando c'è l'euro siamo diventati tutti più poveri. Le nostre imprese hanno cominciato a fare fatica, sono addirittura i nostri imprenditori arrivati al suicidio. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che non vogliamo questo tipo di Europa, possiamo dire no euro. E oggi Matteo e il professor Claudio Borghi ci spiegherà anche come economicamente e eh, si può dimostrare che senza l'euro la nostra nazione, il nostro territorio, soprattutto il nord, può risorgere. Quindi io vi do il benvenuto, spero magari con l'aiuto dei nostri senatori giù a Roma che riescono a fare qualcosa contro questa legge impossibile, incredibile, assurda, di poter riprendere. E ripartire qua per altre campagne elettorali che ci porterà al successo e eh, alla sconfitta di chi anche con le bombe cerca di eh, far tacere la nostra voce. Grazie e buon lavoro. Grazie a Gian Battista Fratus e ora prima di cominciare un po' di spettacolo, un bel video per raccontarvi l'euro. destroying domestic demand through fiscal consolidation. Non, non vedo ragione al mondo per cui possa convenire all'Italia ehm, non far parte dell'euro. Oggi, se non facessimo parte dell'euro, avremmo una inflazione sensibilmente maggiore, avremmo un'occupazione minore. E avremmo una crescita ancora meno soddisfacente di quella al momento nulla o negativa, ma in prospettiva positiva che abbiamo. We are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation. Si presenta l'Europa come una sorta di paradiso terrestre, arriveremo al paradiso terrestre, ma l'Europa per noi, modo di dirlo, per noi nella migliore delle ipotesi sarà un limbo e nella peggiore delle ipotesi l'Europa sarà un inferno. Uscire dall'euro. Sarebbe un vantaggio o uno svantaggio? Sarebbe un disastro immediatamente. Il costo eh, pagato dagli italiani sarebbe enorme. Pensate soltanto a tutto il tema: della, eh, del costo degli interessi della stabilità economica, della monetaria che noi abbiamo avuto con l'euro, che noi abbiamo con l'euro e che non avremo nel momento in cui uscissimo dall'euro. E per un paese molto indebitato come il nostro il valore del, ehm, dello spread schizzerebbe alle, stesse, alle stelle a partire dagli, in, da, dal costo degli interessi sul debito. We are actually domestic demand through fiscal consolidation. Insomma, moneta unica dell'Eurozona, ma ciascuno deve essere in grado di provvedere a se stesso. Eh, era davvero difficile che funzionasse e ne abbiamo visto. Tutti i problemi. We are actually destroying domestic through fiscal consolidation. Allora, questa era la nostra copertina: la copertina di telepadania dedicata all'euro all'eurocrazia. A questa ortodossia degli euristi, oggi saremo invece un pochino eretici, perché eh, invece che lasciare spazio subito ai protagonisti assoluti: che sono Matteo Salvini, segretario federale della Lega, che è molto social, che è lavoro. Eh, vabbè, così. E al nostro graditissimo ospite, il professor Claudio Borghi Aquilini. Ecco prima di lasciar parlare loro, che sono proprio i testimoni all'assoluti del nostro Basta Euro Tour. Direi che poiché l'euro doveva essere quella moneta salvifica che ci avrebbe portato verso magnifiche sorti progressive, per raccontare invece cosa è stato nella nostra quotidianità, cosa è stato invece per il nostro sistema produttivo, che era l'unico petrolio di questo nostro paese senza materie prime, vogliamo dare invece subito la parola a chi ogni giorno si confronta con l'euro e il mercato unico europeo. Lasciamo allora spazio a chi oggi è il titolare magari di un'azienda agricola. Lo sapete, con la PAC, la politica agricola comunitaria, si determina il destino del nostro sistema agricolo. Allora diamo spazio e voce a loro prima di cominciare. Chiamo qui sul palco con noi Alessandro Ciocca, titolare di un'azienda agricola della provincia di Bergamo, di Treviglio. Un applauso. Il palco, il palco. Okay. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Grazie dell'ospitalità, come ha detto la lussana sono fuori provincia. Dall'accento lo sentirete. Bellissimo bene. accento, eh. Va bene. Io lo adoro. E niente, come diceva lei, io sono titolare di un'azienda agricola, mi occupo anche di, di altro nella mia vita e, e ho tutti i giorni a che fare con uh, imprenditori agricoli perché comunque l'altro mio secondo lavoro mi porta a confrontarmi con questi imprenditori. Come, cosa c'entra l'agricoltura con uh, la comunità europea e quindi con l'euro? C'entra perché, come ha detto la Lussana, siamo legati noi ag agricoltori con l'Europa attraverso la PAC. Cos'è la PAC? È praticamente ehm, la politica agricola comunità, comune. È stata creata inizialmente con, ehm, con un obiettivo e uno di questi obiettivi era assicurare i prezzi ragionevoli ai consumatori, cosa che... Ehm, lo sapete benissimo voi, non è, non è capitato. È nata ovviamente prima dell'ingresso dell'euro, poi con l'euro c'è stato questo, quello che è successo. La PAC è fondamentale perché eh, all'interno del bilancio della comunità europea ricopre il 35% di, di tutto l'introito. L'Italia versa nelle casse europee il, um, circa 16 miliardi. Praticamente i contributi italiani verso la comunità europea sono 16 miliardi, quelli che vengono restituiti sono all'incirca 10, il 50% poi viene, viene erogato in contributi agricoli che sono PAC. Come vedete c'è una, una grande diversità tra quello che noi sborsiamo e quello che riceviamo. Perché ci sono queste due differenze? I motivi sostanziali sono due. Per effetto dell'allargamento dell'Unione europea ad altri, paesi, ad altri paesi, i cosiddetti paesi emergenti, i contributi di quei paesi considerati sani, che stanno bene, sono costretti a pagare un contributo in favore del, del, del paese svantaggiato. Ne deriva che avremo la situazione inversa, ossia abbiamo dei paesi che ehm, versano nelle casse di Bruxelles meno soldi rispetto a quelli che introitano tramite, tramite contributi. Il secondo, ehm, diciamo il secondo ehm, fattore principale fattore che, che fa sì che questo contributo, continua, che questo delta tra quello che noi versiamo e quello che incassiamo, ehm, tende ad aumentare la, appunto la differenza, è il fatto che alcune regioni del, dell'Italia, pur avendo a disposizione dei contributi, non, non mettono in atto alcune politiche per far sì che questi contributi vengano erogati alle aziende agricole, oppure addirittura, eh, se fissati per l'agricoltura, vengono utilizzati in, in, altre, in altre situazioni, in altre materie. Giova a ricordare che proprio ieri, visto che siamo a Milano e quindi abbiamo il Consiglio regionale della Lega, con la seduta numero 51 della Giunta Maroni ha sostanzialmente anticipato, o meglio ha dato l'ok ok per poter anticipare, Euro 300 milioni di euro come anticipo pacco, ossia la Regione si fa garante, anticipa nel mese di luglio 300 milioni che andranno a favore di. 31.000 aziende agricole e eh, la comunità europea poi restituirà i famosi 300 milioni di euro nel mese di dicembre. Ciò vuol dire che eh, l'agricoltore già a luglio potrà disporre di una certa liquidità sul suo conto corrente ed eventualmente fare i suoi investimenti oppure pensare già alla, alla prossima campagna agricola. <ride> C'è da dire anche, quindi questi sono i due, i due fattori per cui questa differenza sta per aumentare. Abbiamo detto, o meglio, vi voglio dire che l'Italia è al terzo posto come contribuente rispetto all'Europa. Prima di noi ci sono Germania e Francia. Però purtroppo l'Italia, pur essendo terza come contribuente in termini assoluti, non ha la stessa voce, non ha, ehm, non ha diciamo, potere decisionale e politico assai pesante per poter modificare eventualmente la, il regolamento della, della PAC. Quindi viene demandato tutto ad altri paesi che anche sono in termini di economicità molto inferiori ai nostri. È di questi giorni il, la riforma di questa politica agricola comunitaria. Si andrà praticamente sostanzialmente a modificare ehm, il, tipo di, il tipo di erogazione del contributo, durerà sei anni. Praticamente andremo dal 2014 al 2020. Il primo gennaio entrerà in vigore questa, questa riforma. Cos'è che c'è in particolar modo rilevante in questa nuova riforma? C'è un nuovo fattore che si chiama greening, greening o pagamento ecologico. Greening nell'inglese significa inverdendo. Infatti è nella politica della comunità europea arrivare ad obbligare gli agricoltori ad diversificare il tipo di coltura. O meglio, non parliamo della rotazione, nel senso la classica rotazione che eh, per dire a marzo semino mais e dopo l'anno dopo sullo stesso terreno posso seminare orzo o frumento. Quindi una rotazione da ehm, cereale vernino a un cereale primaverile. Si tratta di obbligare un'azienda agricola a coltivare, eh, a coltivare, ad... Um, a recuperare alcuni, alcuni metri quadrati, alcuni ettari in questo caso, da dedicare ad una cultura diversa da quella principalmente utilizzata. Esempio, l'azienda agricola monocoltura che si dedica esclusivamente al mais piuttosto che al grano o piuttosto che al pomodoro, per effetto di questa riforma sarà obbligata a dedicare un 10 o un 15% piuttosto che il 20% a una coltura diversa da quella che era abituata a coltivare in precedenza. Addirittura addir addir per altre aziende agricole di maggiore entità correrà l'obbligo di impegnare il 5%, che dopo diventerà nel 2020 eh, il 7%. Della superficie aziendale da adibire a corridoi ecologici. Questo perché? Perché secondo la Commissione della Comunità Europea eh, dovrebbe far bene l'ambiente. Secondo invece il mio punto di vista e quello degli imprenditori agricoli presenti nella, nella pianura padana, questo non funziona perché i problemi ambientali legati al nostro territorio sono ben altri. Ad esempio, in, il problema dei nitrati che equivale praticamente ai liquami o ai letami, ecco giusto per chi non è, non è del settore agricolo. È un vero problema: ci sono veramente aziende in difficoltà in questi giorni che corre il divieto di spandimento dei reflui e hanno causa le, le piogge. In, Incessanti di fino all'altro giorno, perché oggi è il primo giorno bello che, che ci ha regalato. Forse anche per questo incontro. Certo, per bravo. Basta Eurotourne. Eh, un pezzettino. Sì, sì ti lasciamo chiudere. Eh, Respira un attimo, e Volevamo chiedere della dicendo... direttiva nitrati. Eh? No, no, va bene. Dopo va la, beh, la direttiva la nitrati. testimonianza è chiara. Ecco, ci piace. Sì? La studentessa che preme dopo l'agricoltore. Sì. E quindi ah. non vorremmo che la studentessa. Lasciamo arriva... stare quindi la direttiva Nitrati? No, la direttiva Nitrati <ride> c'è lo speciale Nitrati da mezzanotte <ride> per chi si vuole fermare eh, la... in, uh, in questa sala e parliamo della direttiva Nitrati. L'abbiamo capita. In sostanza, cosa sta succedendo? Si sta facendo una riforma a favore esclusivamente di alcuni paesi che. Eh, guarda caso hanno già queste condizioni qua in favore di questo Benedetto Verde. Cito dei paesi eh, che potrebbero essere la Polonia, la Romania, ma anche la stessa Germania. Tutti quei paesi lì che godono di tanto verde e di piogge eh, prolungate nel tempo e quindi non hanno bisogno di irrigazione, come abbiamo bisogno qua noi nella nostra, nella nostra pianura. E quindi già adesso, giusto? Quindi già adesso loro godono, hanno già le carte in regola per poter accedere ai contributi. Cosa succederà per l'agricoltore che non, non intende adempiere a questi vincoli della, della Comunità europea? Niente, il 30% del contributo che già percepiva gli anni addietro gli verranno decurtati, e se non si adegua, da qui al 2020 prenderà anche l'ulteriore 25% del, del 70% rimanente. E, e pensare che questo greening era partito dal 2011. For, eh, chi ha istituito questa, mh, questa riforma? È nata dalla Commissione europea, che è costituita da una serie di tecnici, dal Consiglio europeo, che è praticamente costituito dai ministri omologhi, quindi in questo caso dell'agricoltura, di tutti i 27 paesi che stanno intorno al tavolo a ragionare, ed è stato fondamentale il passaggio in Parlamento perché quando è nata questa, questa riforma, era assai più severa del 30% di cui vi ho detto e del 25% eh, di decurtazione, è stata modificata, eh, smussandola un attimino, ma per, secondo me va cambiata, grazie al Parlamento europeo. Ricordiamo benissimo che il Parlamento europeo è votato dal popolo e non è nominato da qualcuno più in alto. Quindi cosa ci resta da fare? Possiamo solamente eh, metterci mano. Se riusciamo in questo lasso di tempo prima del primo gennaio, oppure trattandosi di un mandato di sei anni, quindi 2014-2020, nel 2018 sarà previsto una, una sorta di, di tagliando del Intervengo mandato. Io vengo per fare il tagliando. L'Unione Europea ci sta massacrando. Basta. Viva l'agricoltura, viva la sovranità ah. e va Bruxelles. Niente. Grazie, sì. eccola, grazie mille ad Alessandro Ciocca. Nel frattempo, la studentessa non è studentessa, segretario, si è già laureata. Nel eh, no, nel frattempo, con noi sul palco, infatti, vogliamo confrontarci. Con una giovanissima ex studentessa, perché davvero si è laureata da poco, è una neolaureata in lingue presso la Cattolica di Milano. Un applauso a Martina Emisfero da Melzo. Grazie, Aurora. Buonasera a tutti. Eh, mi hanno chiesto di fare un intervento per portare la mia testimonianza e mi sono domandata in questi pochi minuti di preparazione quale potesse essere la mia testimonianza, io che di politica monetaria non capisco veramente nulla perché, appunto, come ha ricordato Aurora Lussana, sono laureata in lingue. Allora ho pensato di raccontare quello che vivo sulla mia pelle da neolaureata e da lavoratrice in cerca di, un, di ricollocarsi. Devo ricollocarmi perché il mio contratto di lavoro è in scadenza. Ho 27 anni, sono laureata in lingue ho un'esperienza lavorativa di 4 anni. E ho tentato in questi ultimi mesi di piazzare un po' i miei curriculum su vari siti per cercare appunto una nuova posizione lavorativa. E purtroppo sto notando che è la difficoltà, che non è solo mia, ma che penso sia comune a tutti i ragazzi che più o meno hanno la mia età e che si trovano nella mia stessa situazione, è quella di rispondere a delle richieste che variano da top management a stagisti. Io posso fare la stagista 300 euro al mese, nonostante il mio lavoro adesso mi garantisca un introito abbastanza corposo e che sicuramente mi permette di vivere la mia vita in maniera. In maniera degna, eh, posso fare la stagista, però purtroppo la mia laurea non mi permette di fare la stagista perché se sei laureato da più di sei mesi non puoi intraprendere un percorso di stage e quindi ho fatto tantissime application per tantissimi tipi di lavori, però le aziende non hanno, non hanno mai risposto. Questa Europa però ci dice: vabbè, se non trovi lavoro in Italia prova all'estero, prova in Europa, prova in Inghilterra, prova in Spagna, prova in Francia. Sono laureata in lingue e dovrei avere anche un canale preferenziale. Peccato però che la crisi non è solo in Italia, la crisi è europea, quindi evidentemente gli Prima assumeranno un inglese, prima di assumere un'italiana che, seppur con una laurea, non parlerà mai l'inglese in maniera così fluente da poter ricoprire qualsiasi posizione disponibile. E quindi la mia domanda è: che poi giro ai relatori, magari potrà, sicuramente il professor Borghi risponderà durante il suo intervento. Eh, Cercano di trattarci come se fossimo noi, non siamo europei come gli americani sono statunitensi, abbiamo un problema importantissimo che è una lingua che non tutti purtroppo conoscono e conoscono bene, ci dicono che possiamo ricollocarci e possiamo cercare lavoro in altri paesi d'Europa, però poi effettivamente non è così. Le application sul sito della comunità europea sono in un inglese spesso incomprensibile per una persona che non ha la fortuna di, di essere madrelingua o comunque di essere laureata in lingue, quindi eh, sulla mia pelle vivo questa situazione, quindi oltre alla moneta unica c'è anche il problema del lavoro. Il lavoro che per noi giovani in Italia non esiste ma che non esiste neanche in Europa. In America non si può andare, in Australia è troppo lontano, quindi cosa dobbiamo fare? Come ci dobbiamo comportare? Grazie mille. Grazie Martina. Prodi ci aveva detto che saremmo andati verso l'occupazione piena, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè la Martina evidentemente, ha ragione Prodi, eh, ovvio. <ride> dopo il mondo agricolo, dopo questa bella testimonianza di una neolaureata nell'Europa delle opportunità, lasciamo spazio a chi ogni giorno fatica con un lavoro manuale. Un applauso a un operaio elettricista Carlo Ribolla. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Carletto Ribolla, e come va detto sono un operaio elettricista, lavoro presso lo stabilimento Ex Invernizi che ora è, fa parte del gruppo Galbani acquisito dalla Catalissa. Come Non so quanti di voi lo sanno però entro la fine dell'anno hanno annunciato che il nostro stabilimento chiuderà e verremmo dislocati in altri stabilimenti. Giusto per essere in tema dell'occupazione, noi viviamo questo problema proprio perché eh, dicono, almeno dal comunicato dell'amministratore delegato, dice che eh, per contenere i costi, no, eh, sono costretti. Ehm, cioè, o meglio, pardon, sono costretti a contenere i costi visto che eh, in ambito eh, delle vendite c'è un calo notevole dei consumi. Per cui gente che non lavora, gente che non compra. E se la gente non compra, noi eh, non, non riusciamo a produrre. Eh, Galbani non fa fatturato, di conseguenza è eh, costretto a licenziarci. Um, All'interno della nostra fabbrica ci siamo un po' dissociati da quello che è il normale percorso che fanno il, i sindacati, non me ne vogliono se c'è qualcuno. Per una ragione molto semplice, perché loro, eh, loro individuano eh, nella, nella, in, questi, in questi momenti no, la solita linea che è quella di eh, barattare il grado di perdita dei diritti no, dei lavoratori. Siccome eh, il, io da, da qualche anno seguo eh, ambienti economici, parlo di MMT, eh, mi riferisco a Paolo Barno, non so chi, la, io ci sono entrato in questo, in questo modo, eh, Warren Mosler, eccetera. per cui... Eh, Sono riuscito a comprendere no, che eh, non, non è necessario eh, continuare a lemosinare con questi eh, eh, diciamo così, colossi industriali che a un certo punto per necessità, per capriccio, io non so per quale motivo loro lo facciano, decidono di eh, creare queste situazioni drammatiche a livello familiare e di lavoratori. So che a livello di Stato è possibile, è possibile eh, risolvere questi problemi semplicemente e il Borghi me lo confermerà, eh, tornando a, a, ad avere la sovranità monetaria e gestire l'economia in funzione dei cittadini. Termino, termino brevemente facendo dei ringraziamenti innanzitutto a a Salvini per essere stato disponibile lunedì perché lui è venuto ai cancelli di Caravaggio nonostante tutte le difficoltà e i problemi che ha incontrato e siamo molto grati perché per lui ci ha ascoltato ha promesso di dare continuità l'ha mantenuta perché oggi mi ha dato la possibilità di parlare a voi ringrazio voi per avermi dedicato un attimo di tempo e speriamo che, che si porti in porta grazie Grazie, grazie davvero a carlo ribolla io i vostri prodotti cerco di comprarli eh, così almeno mi auguro che l'azienda rimanga a caravaggio e che dia occupazione io ci impiego tre ore a fare la spesa perché sto lì dove lo fanno chi lo fa è eh, 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 consumo critico eh, eh. è che a volte manca l'etichettatura quindi non si capisce neanche da dove li fanno però se c'è scritto bergamo li compro allora Dall'agricoltura al mondo dell'università, a chi ogni giorno fatica in un'azienda, fino al mondo di chi si occupa magari grazie a incarichi accademici, ma che ogni giorno si confronta sulla responsabilità sociale delle imprese. Lui è un esperto di valorizzazione territoriale, di media, di entertainment. Lui si occupa anche di. Finanziamenti comunitari. È un manager culturale internazionale. Un applauso al professor Marco Eugenio di Gian Domenico. Grazie. Allora, eh, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ringrazio la bellissima speaker anche Matteo, chiaramente il professor Borghi e la provincia. Eh, nulla, io sarò breve perché eh, poi abbiamo del, diciamo, delle relazioni eh, che entrano sul tecnico. Io volevo solo citarvi su due punti importanti. Il primo è il seguente, quando un sistema non funziona va cambiato. <ride> Questa sembra, cosa sembra complicato, ma... Ci proviamo. Questa cosa, tra l'altro, ecco io adesso faccio anche un momento di promozione, permetto, ho fatto questo libro che è uscito due settimane fa, che parla di management etico per Giuffreditore, Editore, verde in linea mi sembra anche con, <ride> con i colori, c'è un problema di etica del cambiamento, il non cambiare diventa un problema etico. E questo anche poi nel, nel mondo aziendale, nella disciplina aziendale, si fa una strategia, la strategia va attuata, va monitorata, se non funziona va cambiata. Ora, euro è una parola grande, comprende un mondo, non è solo una moneta, ma è una serie di macrosistemi concettuali e non solo. Però sicuramente, dico a questo punto anche una mia opinione personale, le ipotesi paventate all'inizio erano diverse, cioè i consensi hanno fatto base e riferimento a situazioni differenti che si sono dimostrate differenti. Quindi alla luce di un'applicazione che è stridente occorre fare il cambiamento. E io tra l'altro tra i miei ospiti c'era, che adesso non lo vedo neanche dov'è, eh, il presidente del Cenaco Bagutta, che è uno dei cenacoli intellettuali più importanti di Milano, che avrebbe, se c'è qui, non so c'è Marco, ecco li vedo laggiù magari, dove c'è un problema sull'emersione per esempio dei talenti artistici. L'Italia è prima nel mondo sul Made in Italy, se noi non permettiamo il finanziamento e quindi un sistema monetario che aiuti l'emersione dei talenti sicuramente abbiamo un danno irreparabile. Quindi mh, questo è il mio messaggio e non voglio rubare la scena a chi ne ha più detto di me, il mio è un saluto, complimenti e dai vediamo, ok? Grazie. <ride> Grazie. Concludiamo allora il nostro percorso che è servito secondo me per documentare poi chi si confronta ogni giorno concretamente con il mercato comune europeo. E lasciamo la parola a chi a magari anche dei dipendenti a cui rispondere, a chi magari è una piccola impresa, e anche oltre alla responsabilità del suo fallimento, ha su di sé la responsabilità di far fallire delle famiglie. Quindi un applauso a un imprenditore che oggi ci mette la faccia. Qui con noi Giampaolo Pesenti, eccolo qua, anche lui da verde. Ricordiamo a chi ci sta seguendo via streaming, in diretta radio e soprattutto fuori, che magari rumoreggia, che la sala sta, adesso è piena. Lo posso testimoniare, anzi, c'è gente stesa per terra e arrampicata sulle pareti. Fatevi sentire, così almeno nessuno ha dubbio che non ci siano più posti, più posti dentro. Molto brevemente vorrei portare la mia esperienza. La, la mia azienda è una piccola azienda di otto dipendenti, ho una tradizione di 55 anni, quest'anno facciamo il 55esimo e ci confrontiamo con tutto il mondo perché l'esportazione va da, dagli Stati Uniti alla Russia, dal Polo Nord all'Australia. Sicuramente da, dall'inizio, da quando giovane, 25 anni, giravo in Nord Europa in cui eh, il primo plus che avevamo oltre al fatto di fare un prodotto tecnologico perché facciamo Meccanica, ma meccanica diciamo che va all'utilizzatore, all facciamo utensileria. Il primo plus che avevamo era il fatto che comunque non avevamo concorrenza, oppure la concorrenza era la Germania, tipicamente forte nel prodotto della meccanica, per cui non avevamo una concorrenza eh, di prezzo, ma si parlava di qualità e, e, anche, e tuttora ci basiamo facendo la qualità, come diceva prima il professore. Bisogna comunque continuare a, a innovare, per cui abbiamo continuato sulla strada innovazione. Solo che, dal 94, più o meno, quando ho iniziato io la mia attività all'interno dell'azienda, oggi eh, facevo l'esempio della Svezia: la Svezia ha iniziato a produrre quello che producevamo noi, con la stessa qualità, perché in ogni caso eh, i macchinari sono gli stessi per tutti, con l'unica differenza che un paese nord-europeo con uno Stato sociale avanzato, con dei costi che dovrebbero essere teoricamente, o lo erano, superiori ai nostri, in questo momento ha una buona organizzazione e ha dei costi eh, sociali e del lavoro molto inferiori ai nostri. E Beh, ha svalutato del 40%. Esatto, esatto sì. Ringrazio il professor, il professor Borghi. Perché loro hanno la corona svedese, sì, esatto. non hanno l'euro. Diciamo che quello che ha detto il professor Borghi è esatto e è una delle ragioni confrontandosi comunque in Europa con l'euro dal 2000 e uno in avanti, sicuramente abbiamo, continuiamo a perdere competitività, perché oltre a una, una tassazione eccessiva che adesso anche con il governo Monti e l'ETA è andata fuori da ogni, da ogni senso, perché comunque chi fa azienda, anche piccole aziende, e ricordiamoci che nel nostro Paese, nella nostra realtà, soprattutto qua al nord, eh, il 95% della, delle aziende sono piccole aziende che arrivano a, a 3, 4, 5 dipendenti, a, hanno, hanno sobbarcato di costi come eh, eh, la l'ICI, l'IMU e poi via dicendo la TARES, e, e poi quest'anno non si sa cosa ci sarà, la Tasi, probabilmente per cui sono delle, dei fardelli che eh, piccole aziende fanno fatica a sopportare. Per cui cosa succede? Che oltre alla crisi che abbiamo avuto del 2009, che eh, non ci ha permesso di fare investimenti per un certo periodo. Ora questo carico, questo fardello non, continua a non permetterci di fare investimenti e, come diceva il professore che mi ha preceduto, non ci permette di essere competitivi e competere con eh, la Germania piuttosto che magari i, pa i paesi dell'Europa emergenti come la Polonia, piuttosto che mercati diciamo, con, la, con la tradizione, io parlo per il mio, per il mio settore della meccanica, che comunque sono abbastanza evoluti. Il problema è che il nostro sistema paese non funziona, per cui il problema... E la soluzione forse ce la può dare il professor Borghi e speriamo di ritornare alla corona, corona lombarda, alla corona padana, <ride> non lo so. Grazie mille, nel frattempo lei non chiuda, mi raccomando, tenga aperto e si fidi. Ha detto una, ha detto una, una cosa che, una, che, che è una realtà, effettivamente stiamo veramente tenendo duro e, e ogni giorno che passa è sempre più difficile fare, fare impresa e fare... E riuscire come diceva prima. Ci dia, Aurora, ci dia ancora un po' di fiducia di... e tenga aperto per favore. Grazie. <ride> Grazie. Con, con Giampaolo Pesenti si chiude così la nostra parte dedicata alle testimonianze autentiche di chi si deve confrontare ogni giorno con l'euro, al di là dei politici e dei professori, eh, che adesso andremo a ascoltare, però c'è un professore che ci ha raggiunto io lo vedo eh. allora l'altro giorno Salvini è andato alle consultazioni con il neo presidente del consiglio Matteo Renzi e si era portato un libro, se non sbaglio l'autore qui in sala, lo vogliamo salutare? no, non è, è l'autore no. eh. eh no? va, bene, lo va bene anche lui scusa, sì, tutti professor i professori no, Euro. no scusate, ce n'è un altro eh. applauso al professor Rinaldi un saluto e, allora. e, comunque, e comunque, applauso anche al professor Bagnai, che ci ha ispirato per tante, Tutti tante professori. parti della nostra economia, che è in Francia in questo momento. Che ci ha concesso un'intervista bellissima alla Padania. una regola: quando c'è Claudio. Oh, ah, non parli, <ride> gra grazie. <ride> I professori, no, Euro, adesso noi sulla Padania li raccontiamo tutti i giorni, dopo lasceremo la parola ovviamente a Borghi. però eh, mi sembra corretto visto che in questo periodo abbiamo questo bel manuale che dovete leggervi, studiarvi. 31 ragazzi, non è di, dai, 31 domande e 31 risposte. Non mi sembra male. Abbiamo eh, ovviamente il professor Bagnai, questo bellissimo libro, abbiamo con noi Rinaldi che sulla Padania ci ha raccontato tante cose interessanti. Bisogna metterci anche un po' di impegno, secondo me, a comprendere questo strumento di dominio che è la moneta unica. Quindi, prima di confrontarci sui temi un po' più complicati, magari ancora un po' di spettacolo, con un altro video per introdurre questa seconda parte, silenzio in sala perché parla il padrino dell'euro. Ho detto tutto, ascoltiamo. E qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia. Il mio paese in questo periodo confronta molti problemi economici, gli stupendi eh, sono abbassati, eh, abbiamo preso molti prestiti e stiamo per fallire. Allora crede che eh, l'euro finalmente sopravviverà? Che cosa penso sinceramente? Che l'euro resisterà perché nessuno ha interesse a buttarlo a mare? Vedete, il populismo trionfa, i politici eh, compiacciono il loro elettorato, ma quando arriviamo al sodo, la comunità degli affari tedesche non ha nessuna intenzione di abbandonare l'euro. We are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation. Mario Monti è una persona che, sta, che ha ridato autorevolezza e prestigio all'Italia è un dato ind indiscutibile. Beh, io credo che lui sia naturalmente chiamato a svolgere un ruolo o nelle istituzioni italiane, ma a un alto livello, certo non a fare il ministro Arrenzi o Alfano, o nelle istituzioni europee, nelle quali è particolarmente rispettato. Non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a, a un livello comunitario. We are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation. Grazie. Ve ne ho preparati altri, eh. Dopo tenetevi pronti. Sì, ci sono novità? No? Allora proseguiamo. Allora. La documentazione che vi è stata offerta oggi, i professori che scrivono di euro ci sono e sono tutti eh, degli straordinari economisti, però servono anche delle battaglie politiche a volte per valorizzare lo straordinario lavoro di economisti o intellettuali. Eh. Serve sempre un po' il politico coraggioso, secondo me, che poi impone all'agenda politica e culturale di un paese un problema come quello della moneta unica che, ripeto, no, era un totem intoccabile, sacrale. E allora l'eretico ce l'abbiamo qua oggi, eh? ve lo presento subito con, ve lo presento con le sue parole. Lui dice basta pensiero unico, basta moneta unica, basta euro. Matteo Salvini. Allora, grazie, grazie a chi è qua, mi metto la sveglietta sul telefonino, 19 minuti, eh, così sapete di che morte dovete morire, grazie, ha già del folle, però la storia la, fanno, la cambiano i folli, non la cambiano quelli che ragionano in maniera lineare, portare... Eh, mille persone il sabato pomeriggio mh, a parlare di euro e di moneta a Milano è una cosa da folli, quindi il primo applauso è per voi e per quelli che ci stanno sentendo da casa perché perché non siete normali. Però non ci piace essere normali. Un ringraziamento anche alla ragazza che ci dà una mano con la lingua dei segni per permettere anche a chi segue via web e via streaming. Questa iniziativa è, è da qua parto. Eh, oggi parte la battaglia per le diversità. Lascio i temi economici al professore. Ormai solo i cretini o quelli in malafede possono sostenere che l'euro vada bene così com'è. Non so se quelli che avete visto prima siano cretini o in malafede. Però eh, lascio, lascio a voi la scelta. Eh, il taxista, il benzinaio, l'edicolante, la partita IVA, il cassa integrato, l'esodato, eh, chiunque si è reso conto che rispetto a 12 anni fa le promesse fatte non sono state mantenute e abbiamo perso diritti, abbiamo perso stipendio, abbiamo perso pensioni, abbiamo perso aziende. Quindi, eh, però dirlo è un atto rivoluzionario. Dire quello che pare ovvio, diceva Orwell, che nel momento dell'inganno universale dire la verità... È un atto rivoluzionario. Io oggi, prima di venire qua, ho guardato i telegiornali e devo dire che mi sono vergognato, da giornalista, della stragrande maggioranza dei giornalisti italiani. Nel senso che Goebbels avrebbe avuto da imparare da questo Ministero della Propaganda che ci vende quello che è un governo sola, un governo bufala, un governo carnevalesco. Qualcosa... come qualcosa. ci sono le donne, uh, ha trovato delle donne e fra le donne ce n'è una incinta, uh, state tranquilli, nel governo di Renzi c'è una donna incinta, quindi i problemi dell'Italia sono risolti, fa niente se poi la donna incinta è amica dell'amica 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 dell e non è la donna incinta dei quartieri popolari di Milano, di Torino, di Roma o di Padova, ma è la donna incinta dei quartieri chic che non ha i problemi delle donne incinte normali, diciamocela tutta. E non penso sappia quanto costa il latte in polvere e non penso sappia quanto costino i pannolini. Però per dire che stanno, stanno creando un mostro. Dal mio punto di vista, io sono andato ad ascoltarlo, sono peggio di Monti e di Letta, perché almeno quelli erano antipatici. Lo vedevi, questo è, ne hanno scelto. Secondo me hanno fatto un casting. Io me li vedo di notte a Berlino, a Bruxelles o a Washington. Chi troviamo per fotterli stavolta? Abbiamo provato con quello della Bocconi, non è durato tanto. Abbiamo provato con un altro, brava persona! Eh, modesto, eh, parla bene lì, non è durato tanto. Ci vuole qualcuno che sembri nuovo, qualcuno che è l'altra faccia della medaglia di Grillo, perché poi alla fin fine il consenso lo portano tutti alla stessa fonte, lo portano tutti dalla stessa parte. E hanno trovato questo qua a Firenze. E hanno trovato questo qua a Firenze che la prima cosa che mi ha detto quando sono entrato in ufficio da lui è: Salvini, io e lei sull'euro la pensiamo in maniera esattamente opposta. Io ho tirato un sospiro di sollievo perché ho detto. Oh, mi sarei preoccupato se avessi detto il contrario. Politicamente viviamo un momento preoccupante e qua la smetto col sorriso perché sono veramente fortemente preoccupato. C'è puzza di regime. Cerco di non usare le parole a vanvera ma c'è puzza di regime. C'è puzza di fregatura. Vogliono finire la partita. Ne hanno scelto uno simpatico che parla in toscano perché devono finire il compito che ministro dell'economia hanno scelto. Il peggio del peggio del peggio è stato scelto con l'avallo di Berlino, di Bruxelles, Costui ha lavorato per la Banca Mondiale, per il Fondo Monetario Internazionale, per la Commissione Europea, per il Fondo Monetario Internazionale si occupava della Grecia. Toccatevi, perché però è lì e le parole che arriveranno nei prossimi giorni, ci scommetto 2 euro, anzi 2000 lire. Privatizzazioni e liberalizzazioni fanno rima con fregatura, sono pronti a svendere gli ultimi pezzi di aziende sane rimaste in Italia, Eni, Enel, Finmeccanica, tutto quello che ha ancora un prezzo, sono pronti a regalarlo. Perché è arrivato Renzi? Perché deve finire con i saldi. E io sono preoccupato, sono preoccupato perché ci siamo noi a dire certe cose. 1633. Che il Sole sia centro del mondo e non si muova è preposizione assurda, falsa ed eretica, contraria alle sacre scritture. Che la Terra non sia al centro del mondo e che addirittura si muova è preposizione assurda e falsa. Per questo... Ti condanniamo al carcere e per penitenza per tre anni tu una volta alla settimana dovrai recitare sette salmi penitenziali. Chi era il pericoloso sovversivo che osava sostenere che il sole era fermo ed era la terra che girava? Era Galileo Galilei che infatti il 22 giugno del 1633, disperato, Disse, io abiuro, maledico e detesto i miei errori e le mie eresie. Così non mi rompono più le palle. Questo lo aggiungo io. <ride> Dopo 180 anni, nel 1822, la Chiesa riconosce che il sole è fermo e la terra gira. Dopo 359 anni dalla condanna dell'eretico Galileo nel 1992 la Chiesa riabilita Galileo Galilei. Ora costui osservando col suo dialogo sui massimi sistemi del mondo non avere gli strumenti di misurazione nostra, osservando nel 1633 disse "Ma secondo me anche se tutti dicono il contrario e guai a chi osa dire il contrario, a occhio, guardando le maree, guardando intorno, eh, il sole è fermo e la terra gli gira intorno. No. Se ci fosse stato porta a porta e fosse andato a porta a porta plastico. col plastico, gliel'avrebbero gliel smontato perché non è possibile. È una preposizione assurda, falsa ed eretica. Devi abiurare, devi recitare per tre anni i sette salmi penitenziali, quindi che qua dentro per i prossimi tre anni deve dire l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene almeno sette volte al giorno, perché altrimenti finivi sul rogo. Dopo 359 anni hanno riconosciuto che il Sole è fermo e la Terra gira. L'euro è una cagata, l'euro è uno strumento di morte, l'euro ha massacrato, l'euro ha annientato decenni di sacrifici dei nostri padri e dei nostri genitori, l'euro soprattutto, l'euro soprattutto, il furto più grave è il furto di speranza, è il furto di futuro. È il furto di dignità. La cosa più grave è togliere la speranza ai ragazzi. È gravissimo chiudere la Invernizi, la Electrolux, i 159 imprenditori suicidi. Ce li hanno sulla coscienza anche quei balordi lì che ci hanno infilato in un tunnel da cui però, è questa la consapevolezza che ciascuno di voi deve avere, si può uscire. Non c'è niente di irreversibile. Io spero che ci metteremo meno anni rispetto ai 359 di Galileo, rispetto ad essere riabilitati, anche qua, anche perché secondo me abbiamo non so se abbiamo 359 giorni per salvare quello che rimane della nostra economia e del nostro futuro. Però quello che mi preoccupa, i temi economici li lascio a Claudio Borghi che ringrazio perché si è messo a disposizione anima e corpo di un movimento, di una comunità di sognatori e di matti come la Lega Nord, non so chi gliel'ha fatto fare, però lo ringrazio perché. perché non gliel'ha ordinato il dottore. E il libricino l'ha fatto gratis, eh. quindi qua, siccome ti chiedono fattura, noi siamo contro le fatture a prescindere, però ti chiedono fattura per qualunque cosa accada al mondo, libricino. L'ha fatto in gra gratis e se non l'avesse fatto gratis ci saremmo trovati con dei contanti in nero all'autogrill di Fiorenzuola, pur di dare un dispiacere allo Stato italiano, evidentemente. Però detto questo, siamo soli. Siamo soli contro tutti. Siamo soli contro l'informazione. Neanche, neanche la propaganda fascista riusciva a far propinare e a far digerire agli italiani quello che stanno provando a fare questi. Il Corriere della Sera, Repubblica, il Sole 24 ore, la RAI, Mediaset, sono tutti dalla stessa europarte, sono tutti eurotruffatori alla stessa maniera. Non abbiamo niente da aspettarci da queste persone. Dobbiamo essere noi il megafono di noi stessi. Però abbiamo un vantaggio rispetto a tutte queste persone che hanno soldi, hanno televisioni, hanno giornali, hanno lo spread, hanno le agenzie. Ieri mi chiama un giornalista: e eh, ma eh, lo spread. Ma pensate, come, come, pensate veramente. Eh, lo spread ha accettato positivamente il governo Renzi. Chi è lo spread? Dove <ride> abita? Cosa? Che lavoro fa lo spread? Dove si sono, ma si inventano. E adesso se usciamo di qua, io sono convinto che se andiamo in corso Vittorio Emanuele, fra le gente che fa shopping, che voi avete il dovere però di fermare uno per uno, come i testi dobbiamo essere testimoni di Geova, uno per uno, fermarli con il libricino, noi glielo diamo gratis, abbiamo questo vantaggio, dobbiamo far pensare la gente, perché la gente che c'è fuori, veramente dopo il lavaggio del cervello, pensa che il suo problema sia lo spread, siano le agenzie di rating, sia lo 0,1%, ma un, pre un premier che dice è vero, per la stabilità fiscale stiamo massacrando il mercato interno. Tradotto, stiamo distruggendo negozi, commercio, artigianato, turismo per la stabilità. Qualcuno mangia pane e stabilità stasera. Eh, è un progetto, il deserto economico, ma soprattutto quello che mi preoccupa è il deserto delle idee. Dietro la moneta unica c'è il pensiero unico, c'è il vestito unico, c'è la musica unica, i libri, ti dico io che libri leggere, i programmi televisivi, ti dico io che programmi televisivi guardare, le scarpe, la scuola, la famiglia. Basta con sta mamma e con questo papà, che palle! Non è moderno. Basta! L'Europa ha un altro modello di famiglia. Il genitore è uno, due, e poi se c'è anche il 3, il 4, il 5, il 6 è più bello. E, e se qualcuno osa fare delle pubblicità tipo Mulino Bianco, boom! Barilla, ma come ti permetti di fare la pubblicità con la mamma e il papà felici? Ci vogliono due mamme incazzate. Oh, è questo. La moneta unica serve a imporre un pensiero unico unico, serve a fare un'enorme marmellata, noi non siamo marmellata, noi non siamo marmellata e per assurdo è la Lega Nord, per assurdo è la Lega Nord per l'indipendenza della Padagna che proverà a salvare tutte le diversità che ci sono in Italia, tutte le identità, tutte le lingue, tutte le culture, tutti i cibi. Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti le diversità, senza essere superiori o inferiori a nessuno, dalla Valcamonica al Salento. Vogliono omogeneizzarci con lo stesso gusto, in sapore, in colore e in odore. A me piacciono i sapori, i colori e gli odori. Vogliono marmellatizzarci, senza anima, senza anima e senza il tempo di pensare. Quello che ci vogliono rubare è il tempo, perché se tu non sai come arrivare a fine mese, non sai se ce la fai a pagare il mutuo, devi decidere se suicidarti o no e devi capire come riuscire a mandare tuo figlio a scuola e passi 22 ore al giorno a capire che futuro dare a tua moglie o a tuo marito, alla sera a casa non hai tempo, non hai tempo per pensare, non hai tempo per fare politica. Perché secondo me Grillo è pericoloso? Perché chi dice la politica è tutta una schifezza. Senza la politica... Ci sono le dittature, senza i comuni, senza le province, senza le regioni. C'è il pensiero unico, non siamo tutti uguali, ci sono politici bravi e politici ladri, ci sono gli idraulici che fanno fattura e gli idraulici che non fanno fattura. Lascio a voi decidere chi fa bene o chi fa male nei confronti di uno Stato che rapina il 62% del prodotto di, di chiunque sia artigiano. Il pensiero, dobbiamo avere il tempo, la voglia e l'orgoglio di pensare. Io vi chiedo questo, nei 90 giorni che mancano alle elezioni europee, da stasera, siete Galileo Galilei, fuori di qua, avete però il vantaggio, abbiamo il vantaggio di dire la verità. Perché pensate che casino Renzi, che sa che sta pigliando per il culo gli italiani ma deve far finta di fare il loro interesse. Pensate come si deve risintonizzare 18 volte al giorno per non ridere di fronte al governo che ha messo in piedi. Quando la Merkel lo chiama 6 volte al giorno a chiedergli, hai fatto quello che devi fare? No, no, Angela, faccio veloce, faccio veloce, scusa, non, non ho ancora fatto in tempo. Pensate che vita, che brutta vita, sto tizio che, che cammina sulle acque e, e guarisce gli ammalati, però è una brutta vita. Noi abbiamo l'vantaggio di avere ragione, però... Siamo eretici, la terra è ferma ed è il sole che gira intorno alla terra, l'euro non si discute, hai chiuso, fa niente se uno sfigato tu non hai voglia di lavorare, non è colpa dell'euro perché l'euro va bene, non si tocca, non siamo soli. Ci sono i francesi, ci sono gli austriaci, ci sono gli, gli olandesi, ci sono gli svedesi, ci sono i finlandesi. E la prossima volta, se ci rimandate a Bruxelles, gli facciamo un mazzo così che al confronto le contestazioni dell'ultima volta saranno. All'acqua di rose, non so come si traduca in lingua dei segni un mazzo così, però penso che possa essere comprensibile comprensibile ai più l'Europa ha niente alle diversità e oggi sono le diversità economiche, ma domani sono le disabilità perché il disabile non produce produce di meno. Io sono terrorizzato quando mi confronto con degli esponenti di sinistra, l'ultimo dei quali settimana scorsa tal Scalfarotto che mi diceva che mi parlava solo di mercato e di consumatori. Salvini non puoi discutere l'euro perché l'Europa è un mercato di 400 milioni di consumatori, detto da sinistra. Io non sono un consumatore, ma sono un essere umano e non me ne fotte niente del mercato. Perché se il mercato ammazza la mia economia, la mia agricoltura, la mia pesca, il mio artigianato, se il mercato dice che il non vedente non mi serve, sta a casa, forse gli do 200 euro al mese, anzi. Fra un po' magari tagliamo anche un po' le pensioni di accompagnamento, gli assegni di accompagnamento, perché questi 268 euro al mese sono un po' troppi, perché il disabile non produce per il mercato. Insomma, e poi se devo scegliere, magari il disabile polacco mi costa meno rispetto al disabile italiano. Ci arriviamo, eh? Ci arriviamo. La gente che ragiona e lavora solo nell'ottica del profitto, del denaro... E del mercato, è gente pericolosa, è gente che vende sua madre per 10 euro in più. Noi dobbiamo difendere il nostro modo di lavorare, di vivere, di essere diversi nella fortuna e nella sfortuna, senza negare tutti i problemi dell'Italia, attenzione. Non è che facciamo la battaglia basta euro e poi l'Italia va bene così com'è. In Italia c'è la mafia, c'è la camorra, c'è l'andrangheta, ci sono centinaia di migliaia di forestali falsi, falsi invalidi, eh, truffe alle assicurazioni, spreco della pubblica amministrazione, il triplo dei dipendenti pubblici nei comuni del sud rispetto ai comuni del nord, il triplo di evasione fiscale nei comuni del sud rispetto ai comuni del nord. Tutto vero, però ci sta crollando il tetto sopra la testa. Quindi prima devo puntellare il tetto sulla testa. E il tetto si chiama, veramente, io penso che neanche Hitler e Stalin a pranzo insieme sarebbero riusciti a inventare un meccanismo così diabolicamente, genialmente strutturato come l'Europa della pace, dei popoli, del mercato, dei diritti ci stanno rubando uno per uno tutti i diritti, lo sentivo dal lavoratore della Invernizzi, ci stanno portando al ribasso, 100 euro in meno se vuoi lavorare, se no vanno in Polonia, 6 euro all'ora se vuoi lavorare in una cooperativa, se no ne trovo 20 che ne prendono 5 di euro all'ora. E poi togliamo un po' di assistenza ospedaliera, poi abbassiamo ancora un po' le pensioni, poi perché andare in pensione a 70 anni, insomma... 80, 85, il mercato ha bisogno di giovanotti di 85 anni che continuino a lavorare occupando posti di lavoro per quei 25 anni che poi aspettano i 60 per cominciare a lavorare. È un progetto di omogeneizzazione. L'Italia e il nord in particolare devono diventare solo un supermercato dove voi siete liberi di decidere che tipo di yogurt comprare, che tipo di scarpe da tennis comprare, non prodotte in Italia. L'importante è che non siano prodotte in Italia. Ovunque, ma non in Italia, così non c'è lavoro, non c'è futuro, non c'è dignità, non c'è speranza. Ce ne siamo accorti per tempo. Nel libricino, datelo, non datelo ai leghisti, vi chiedo solo questo: non mettete in mano questi strumenti di verità e di controinformazione a chi ha già capito, datelo in mano a chi magari in buona fede sono decine di milioni di persone. Eh, ma non si può, il TG1 mi dice che non si può. Il TG1 dice che se esco dall'euro mi rubano la macchina e quindi non esco dall'euro. Il TG1 dice che mi portano via la casa in montagna che mi hanno comprato i genitori. Il TG1 dice che far benzina costerà 37 euro al litro. Quindi magari avete ragione, però non si può perché il Corriere dice che il governo Renzi è una figata. Perché il Sole 24 Ore era quello che titolava Fate presto quando ha aperto la strada a Monti, è già uno che titola fate presto e poi arriva Monti, dovrebbe chiudere la testata e scapparsene per la vergogna perché, perché non, no, non c'è altro da dire. Chiudo, chiudo con l'invito a essere una comunità che resiste. Abbiamo un vantaggio rispetto agli altri, abbiamo capito. Mille persone qua dentro e 10.000 alla radio e 10.000 collegate via internet. E tutte le altre che incontreremo nelle tappe dopo questa a Torino, a Genova, a Reggio Emilia, a Padova, a Bergamo, a Udine, a Roma dobbiamo essere moltiplicatori. Dobbiamo essere tanti TG1 che parlano di quello che c'è scritto nel libretto sull'autobus in posta dal panettiere. Dobbiamo contagiare il 25 maggio. Non ci sono elezioni. Il 25 maggio c'è un referendum: o si vive o si muore. Non c'è la via di mezzo. Il 25 maggio. Non c'è il simbolo della Lega sulla scheda elettorale. Il 25 maggio o l'Europa va avanti così e andiamo a morire nel mercato dei consumatori e degli yogurt scaduti, oppure riprendiamo orgoglio, sorriso, speranza, futuro, forza, lavoro. È un referendum. Tutti gli altri partiti la pensano in una maniera sull'euro. C'è un movimento di matti, di folli, di sognatori, di rompipalle. Hanno provato a farci fuori, non ci sono riusciti. Siamo qua. Siamo più vivi e forti di prima. Diamoci una mano. Io non abiuro. Il rischio è il rogo. Se io penso di aver ragione, o ho ragione io, o vado sul rogo. Non striscio. Non sopravvivo. Non tiro a campare. Non abiuro. E quindi. Se ci diamo una mano, se ci date una mano, ci prenderemo delle grandi soddisfazioni. La più grande soddisfazione è quando avremo vinto perché l'enorme bugia, questa bugia nazi comunista dell'euro, delle banche, del mercato, della finanza, dello spread e non si tocca. E se, se lo dite siete xenofobi, euroscettici, brutti, cattivi e puzzolenti e non vi lavate i denti. Abbiamo ragione. Abbiamo ragione. La più grande soddisfazione sarà appunto andare al Tg1, siccome quando vinceremo, perché abbiamo ragione, al Tg1 in 12 ore gli eretici saranno gli altri. E quindi ad abbiurare, noi l'abbiamo sempre detto, noi al Corriere della Sera abbiamo sempre sostenuto che fosse la terra a girare intorno al sole, perché era evidente che era la terra. Noi sempre abbiamo detto che l'euro era una cazzata, sì abbiamo fatto 618 articoli di fondo dicendo il contrario, però per, per distrarre un po', per, per calmare le acque... Siamo in battaglia. Comincia con oggi, per quanto mi riguarda, la lunga marcia di Mao, che da una disfatta totale trasformò in sconfitta eh, per gli altri quella che diventò la sua vittoria, perché invece di arretrare, di arretrare, di arretrare, decise, sai cosa c'è? Siamo rimasti in 50.000. Se andiamo avanti ad arretrare, domani saremo 40.000, 30.000, 20.000, siamo finiti. Invece di andare a sud, andiamo a nord. Andiamo verso il nemico, invece di arretrare, giochiamocela. Siamo in 50.000, non siamo in 5. Abbiamo ragione. Sono andati verso il Giappone e gli hanno fatto un mazzo così. Ed è cominciato quello che ho cominciato. Al di là delle ideologie, non mi interessa. Però la storia insegna che quando arretri per difendere il poco che ti è rimasto, sei finito. Quando ti è rimasto poco, mai le palle, hai voglia di lavorare, hai coraggio di andare all'attacco, non devi scappare verso sud devi correre verso nord e riprenderti il tuo futuro quindi se stiamo insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni io vi saluto vi ringrazio portate via tutto il materiale che c'è qua e datelo anche nei posti più impensati su facebook mi scrive la gente più impensata più lontana dalla Lega la soddisfazione più grande è quando mi scrivono sono preoccupato perché mai nella vita avrei pensato di dare ragione a un leghista, però. <ride> e sono le cose più belle, perché in Italia abbiamo le tifoserie destra, sinistra, Milan, Inter, puoi dire le cose giuste, ma se hai l'etichetta sbagliata, invece stiamo sfondando questo muro. Quindi, al di là della Lega, è una battaglia di civiltà, di onestà, di verità, di lavoro, di speranza. Quindi, la cosa più bella, andate nei posti più. Impensabili, magari non nel corteo Notav che sta passando di qua perché secondo me non c'è un dibattito politico-economico sufficiente ancora sviluppato in quel contesto, però andate ovunque per portare questa voce di verità. E per quanto riguarda Renzi, un primo giornalista mi ha chiesto ma chi le fa venire in mente? Io quest'estate mi sono riletto e chiudo la fattoria degli animali e c'era il capo dei rivoluzionari che poi una volta vinta la rivoluzione, un quarto d'ora dopo, si è trasformato nel capo degli anti-rivoluzionari e dei massacratori degli ex-rivoluzionari, mi ha tanto quell'idea lì, lancia in resta e poi una volta arrivato a un minimo di potere, pum 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 pum, era un maiale e si chiamava Napoleon. Quindi non, eh, non voglio con questo mancar di rispetto a nessuno, eh, ci mancherebbe altro, però... A passare da rivoluzionari a contro rivoluzionari in un quarto d'ora la storia insegna nel nome del potere ci vuole poco. Grazie, viva la Lega e la vinciamo! Grazie. Grazie a Matteo Salvini. Prima di continuare voglio lasciare però spazio a un graditissimo ospite. Siamo a Milano, la nostra amata Milano che come sappiamo è la capitale nel mondo della moda, del fashion, del design. Quindi oggi abbiamo qui sul palco un protagonista assoluto di quello che è innovazione, tradizione, artigianato, il tessile, perché no anche la finanza e la creatività. Un grande applauso al Cavalier. Boselli, benvenuto. Presidente della Camera della Moda. Bene, signore e signori, buonasera, grazie per l'invito. Perché ho accettato di buon grado nonostante la settimana della moda e le sfilate che suona una ogni ora, è per questo motivo che. Vi prenderò pochi minuti perché per noi della filiera tessile, abbigliamento, moda l'euro è un tema fondamentale. Darò tre o quattro cifre per spiegare il perché. Noi diamo occupazione a 610.000 addetti in 70.000 imprese, un fatturato di 60 miliardi di euro, un export di 45, un import di 25 circa. Eh? È un saldo attivo della bilancia commerciale che nel 2013 ha raggiunto la cifra record di 19 miliardi e 200 milioni. Quindi buono. Beh, è, lavoro. è lavoro di quei 610 mila addetti, 70% donne, e quindi devo dire una filiera di gran qualità. Diciamo anche che da soli noi abbiamo gli stessi occupati. Degli altri 26 paesi della comunità europea messi assieme. Vorrà dire qualcosa. Detto questo, detto questo noi perché evidentemente diamo un'importanza fondamentale al problema dell'euro? Perché noi siamo obbligati a esportare, esportare, esportare. Viene fuori dalle cifre che ho detto prima, anche perché il mercato interno è quello che è e purtroppo anche se noi vediamo qualche timido segnale non crediamo che nell'immediato futuro il mercato interno possa svilupparsi quindi noi dobbiamo esportare perché esportare significa eh, lavoro indotto e quindi possibilità per i lavoratori e per le aziende di le aziende investire i lavoratori spendere, perché questa è una legge molto chiara. Visto che il mercato interno non tiene, andiamo all'estero. All'estero dove? Ma noi abbiamo delle zone del mondo che crescono, i paesi BRIC ce ne sono due, Cina e Russia, che sono importantissimi per le nostre vendite, ma anche l'America ha ripreso a consumare e l'Europa del Nord tanto male non va. L'aspetto più debole siamo proprio noi, perché a questo punto eh, il tema dell'euro è fondamentale. Vi dico solo alcune cifre, vado a memoria ma non sbaglio di tanto. Prima di tutto, noi siamo entrati nella parità con un cambio euro-lira di 1936-27. Credo che siamo lì. Quindi Già lì c'è stato il primo errore, perché quel cambio era un cambio iniquo, quindi è stato mal negoziato. Dopodiché eh, molti di voi forse ricorderanno con quale parità noi siamo entrati nell'euro. Noi siamo entrati nell'euro con la parità di 1,18 e 20. 20. Poi c'è stato un certo andamento. Per cui la parità è addirittura andata sotto lo zero, a 0,88. Verso, verso il dollaro. Sempre verso il dollaro il riferimento. Oggi a quanto siamo a 1,37. È una cosa assurda. Allora, sì. ma è assurda perché oggettivamente la storia stessa nega che questo sia un cambio accettabile. Il problema però qual è? È che a mio giudizio, e qui sono convinto che sono cessati gli applausi, ma per onestà intellettuale devo dirvi come la penso, io non ritengo che sia né facile né possibile uscire dall'euro. Però, però c'è un però, noi dobbiamo agire in un modo molto preciso, noi dobbiamo portare la Banca Popolare Europea a cambiare le regole. Oggi le regole sono, lei mi corregga, quelle della difesa del valore interno della moneta e quindi inflazione. La inflazione. stupiremo. Ecco. Dopodiché, <ride> dopodiché noi non ci preoccupiamo della parità esterna, appunto quella euro-dollaro e quindi. Dobbiamo cambiare quello, noi dobbiamo cambiare il mandato alla BCE per obbligarle anche a considerare non solo il valore interno ma anche quello esterno. Conclusione, e qui vi tolgo solo ancora un minuto. Io sono personalmente convinto, poi per carità, ognuno ragiona con la propria testa, però è la linea della Camera Nazionale della Moda Italiana, che se noi avessimo un euro-dollaro 1-1, che vuol dire anche poi... Il cambio con uh, il renminbi, quindi con la moneta cinese, con quelle importazioni che ci possono fare anche tanto male. Noi con un euro a uno o uno potremmo anche convivere. Questo è il mio parere, mi spiace se non sono totalmente d'accordo con la sua eliminazione. Guardi, Daremo di meglio dell'uno o uno, uno, non si preoccupi. Verrà, verrà perdonato quando fra 20 minuti ci manderà una ventina di modelle uh, <ride> è difficile. Questo è difficile. Bene. Allora, vi ringrazio molto, vi ringrazio molto per questa accoglienza cordialissima. Vi auguro ogni bene. Sappiate che io sono un lombardo eh, ex imprenditore, perché oggi imprenditore è mio figlio e la mia famiglia. Ma noi abbiamo cominciato a fare impresa a Garbagnate Monastero. Nel 1586 e siamo arrivati fin qui quindi auguri, auguri a voi e al vostro successo, grazie davvero. Ci tengo a dire al, al presidente della Camera della Moda che a noi interessa discutere, quantomeno che se ne parli, perché la cosa per noi inaccettabile è che non se ne possa neanche parlare. Poi ognuno ha le sue idee, le sue teorie, però che almeno ci sia il diritto di parlarne. Grazie dottor Boselli. Dopo questa bella testimonianza del Presidente della Camera Nazionale della Moda noi ritorniamo ad occuparci e eh, lo so che mi sa qua qualcuno si era anche illuso che arrivassero due fotomodelle a sfilare, no, non creiamo queste illusioni però vi stupiremo invece perché eh, continua il, sì, un fan, eccola un fan eh, continua invece la nostra parte audio-video un altro momento un piccolo racconto che noi di Telepadania vi vogliamo fare su chi alla fine ci ha guadagnato davvero sull'euro. Silenzio e buio in sala. L'euro è il condensato, è la punta dell'iceberg di questo modello che è riuscito in parte, magari in piccola parte, persino a trasformare in parte la Grecia. Mai e poi mai la Grecia avrebbe fatto qualche progresso, mai e poi mai l'Italia se non fosse stato per l'entrata nell'euro avrebbe fatto molti progressi verso un'economia più ordinata. Questa mattina ho telefonato a Angela Merkel, abbiamo parlato lungamente della situazione eh, tedesca e della situazione europea, le ho formulato le congratulazioni e gli auguri per un successo, una vittoria che la situa oggettivamente tra i grandi di Germania. Noi abbiamo portato la lira nell'euro, con la sinistra nel governo. Eh, un successo del partito anti-euro in Germania sarebbe stato un disastro per l'Europa, per l'Italia, ma vorrei dire anche per la nostra cooperazione globale. Non riesco nemmeno a capire la politica tedesca. No. Cioè lei ha un paese, la Germania, che ha una. Uh, un attivo nella bilancia commerciale impressionante sì. per, per unità di reddito superiore a quella della Cina, cioè la vera Cina oggi è la Germania. Mm. E quindi la Germania in realtà ha avuto, credo, un successo, ancora una volta nell'export, perché è fortissima nell'export la Germania, nell'export della propria cultura economico-istituzionale straordinario. E, eh, non lo rivendicano abbastanza. I tedeschi non ammettono che sono investimenti che sono negli interessi della Germania. Nessun paese trae maggior profitto dall'Unione Europea della Repubblica federale di Germania. Nessun paese ha un vantaggio maggiore dall'euro e dal mercato unico che la Germania. Quindi non dobbiamo far finta che fossero delle elemosine. Bensì dobbiamo dire chiaramente che sono investimenti che facciamo nel nostro proprio interesse. Però non lo diciamo. Ah. Inflazione quasi zero, accrescita zero, allora non dà vigore alla propria economia perché la dottrina sua in questo momento dal punto di vista politico si dice ma se facciamo questo eh, è come se noi ci accodassimo ai fanulloni dell'Europa del Sud. No? <ride> Allora, posso fare solo una piccola introduzione, nei giorni scorsi nella Padania abbiamo fatto un'intervista al professor Borghi Aquilini proprio alla vigilia della prima tappa a Firenze, in questa bella intervista ci ha raccontato anche un risvolto umano, che ci racconta che questo sodalizio qua economico politico fra Borghi e Salvini è anche umano e quindi credo che alla fine di tutto, di come andrà, se davvero riusciremo a uscire dalla moneta unica oppure no, credo che questa Bella relazione, questa bella testimonianza, questa scelta di condividere una battaglia comune sia apprezzabile perché in un mondo forse apolide e materiale si stanno sfilacciando anche un po' le relazioni umane. Quindi io da questa bella intervista ho avuto modo di conoscere il professor Borghi, in questi giorni invece l'ho conosciuto dal punto di vista tecnico, diciamo così, col suo bel manuale di resistenza. Vi leggo solo una dichiarazione e poi gli lasciamo la parola. Gli abbiamo chiesto noi della Padania, professor Borghi, ma allora vi sentite un po' in guerra con questo basta euro tour? Noi siamo in guerra, una guerra per ridare ai cittadini le chiavi di questo paese, una guerra per la democrazia, una guerra per la libertà. Va. Bello. Grazie a voi, grazie a voi perché, perché mi dicevano parlare con, di economia, saranno quattro gatti. <ride> Mai visti così tanti gatti. E, sì, è vero, è vero, c'è un rapporto umano, c'è un rapporto umano che, che è nato, un'amicizia fra, fra me e Matteo. Eh, ma la storia e in generale qualsiasi impresa si cambia con le persone. Io a quelli che, a quelli che mi dicono... Così? Eh, ecco perché era, era venuto fuori. Eh, allora, a chi mi dice ma caspita, ma no, ma la Lega, ma cosa vuol dire ma no, ma la Lega? C'è il vero e il falso, c'è il giusto e lo sbagliato, non c'è la Lega, il PDL. Io ho parlato con tutti e mi ha ascoltato uno, Matteo Salvini, per cui non c'è lega o non lega. Però scusate, io prima di iniziare a discutere, perché siamo qua per discutere di economia, io sono qua apposta per eh, cercare di eh, come dire, iniziare a spiegarvi o a raccontarvi alcune cose che ci sono sul mio libretto, ma soprattutto per qualcuno di voi che sicuramente qualche dubbio lo ha per cercare di convincere anche voi, perché in realtà non stiamo parlando di formule matematiche, di cose astruse, stiamo parlando di logica di buonsenso, solo che... È tanto incredibilmente forte questa macchina di propaganda mediatica su cui noi siamo stati immersi in tanti anni che facciamo fatica a capire anche le cose più banali e quindi il mio intento sarà esclusivamente quello di riportare i piedi sulla terra e di ragionare su cose banalissime. Però volevo, se possibile, rivolgere un pensiero per una volta a una persona che non c'è a una persona che se fosse stata qui avrebbe potuto sicuramente eh, spiegarvi le stesse cose che vi spiego io mille volte meglio, una persona che è morta prima di vedere l'euro e che è stato il primo professore che io incontrai in Cattolica da, entrando da studente. Io entravo da studente e lui usciva da professore. È Gianfranco Miglio. Indegnamente, indegnamente tocca, tocca invece a me spiegarvi alcune cose. E quando si parla di moneta, uno pensa sempre, ma la moneta, cosa vuoi che sia? Sarà mica importante. Io non, non perdo sicuramente il mestiere perché c'è l'euro, qualcun altro ha l'euro e lavora. La Germania ha il mio stesso euro, va bene. Cosa conta la moneta? Non è importante. Sono abituato, lo uso per pagare, qualche volta non lo uso neanche. Uso la carta di credito. Chi se ne frega? Non è quello sicuramente il problema: sarà la corruzione, sarà la casta, saranno le tasse, saranno i politici, sarà la spesa pubblica improduttiva, saranno, saranno, saranno tutta una serie di cose che magari effettivamente sono nocive. E perché, invece? Capita che uno a un certo punto si sveglia e dice: Signori, stiamo affondando, il buco nella, nello scafo è quello lì, e quindi bisogna smettere di parlare di tutto il resto prima di aver turato la falla. Perché anch'io dormivo. Anch'io dormivo. Io ho iniziato a lavorare come fattorino qui in Borsa di Milano. Uh, mi presentavo fuori sperando che qualcuno dalla borsa, sperando che qualcuno mi assumesse, alla fine un pazzo che mi ha preso gratis l'avevo trovato, adesso se uno della mia età, all'epoca quando ho iniziato a lavorare, 19 anni, uh, si presentasse davanti in borsa qua a Milano cosa trova? Un dito medio di marmo. Eh? che è un bel simbolo di quello, che, di quello che, che era una volta una delle industrie più grandi e più importanti di Milano, quella della finanza. Ecco, cos'è cambiato? Qualcosa è cambiato. Non siamo diventati tutti scemi contemporaneamente. Della gente che ha delle imprese che sono aperte da centinaia d'anni, non è diventata matta di colpo. Non ha disimparato a fare il suo mestiere, cos'è successo? È possibile che si vada sempre a cercare cose che in tutta evidenza non sono cause del problema. L'altro giorno ero una, una tavolata con imprenditori. E a un certo punto mi dicono: No, qui bisogna venirne fuori da questo sistema. Ho un grande progetto, io tutto orecchie, perché spero sempre che ci sia qualcuno che mi dica che ho torto. Ho un grande progetto, si comincia dalla corruzione. A quel punto mi hanno cominciato a prudere le mani, no? Quando ha fatto il giro di tavolo, perché si comincia con la corruzione, è arrivato il mio turno e gli dico: Scusate, voi eravate attivi negli anni Ottanta? E loro sì, come andavano le cose? Benissimo, anzi, il mio capannone ne avevo uno, in quegli anni lì sono diventati quattro. Fa, oh, abbiamo espanso tutta l'attività, vendevamo in tutto il mondo, andava benissimo no? e così via. Eh, scusi, com'era la corruzione a quei tempi? Uh, corruzione sapessi, ma lì adesso sì che controllano, non si può fare niente. All'epoca le mazzette proprio precise, cioè, si facevano i bonifici. Questo era saltato ancora. Io lo guardavo così no? Come per dire. Cioè, felice no? del, 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 del giro di mazzettone che c'erano. Io a un certo punto, mentre lui parlava e stava lanciandosi in questa. Eh, curiosa eh, difesa di un periodo do gioioso dove si buttavano via le mazzette e lo guardavo e gli dicevo non ti sarà forse venuto sospetto che la corruzione non c'entra nulla con quello che sta succedendo adesso Sì, forse ha ragione. Ah! Andiamo a cercare le cause. Perché la corruzione è una cosa pessima, ma è come gli omicidi non è che se io domani elimino gli omicidi, che poi dopo quelli che dicono elimino la corruzione, come dire elimino gli omicidi, voglio vedere come fanno, ma non è che se io domani elimino gli omicidi la gente comincia a entrare nel nostro negozio, eh? No, no. Quindi io quello che vi chiedo adesso è di fare un piccolo viaggio con me, liberando la mente e cercando di... Non farci condizionare da quello che crediamo di sapere. Io cercherò di essere semplicissimo, però seguitemi. Allora, immaginiamoci due regioni, che sono due stati diversi. Per comodità ve li associo a, a due, due cose che ci sono, così non, non, non siamo troppo astratti. Immaginiamoci la Lombardia e il Veneto. Immaginiamoci a Lombardia e il Veneto che siano due stati indipendenti, simili. Ognuno, no ma attenzione, so che vi piace l'idea, senza dubbio. Infatti non a caso scelgo questo, questo, questo esempio, ma serve per far capire una cosa. Perché fino adesso l'errore clamoroso che è stato fatto è stato pensare che uno Stato possa essere indipendente senza il controllo sulla moneta. Chi non ha il controllo della moneta non ha nessun tipo di indipendenza, potrà fare solo l'esattore. E adesso vi spiego perché. Immaginate una Lombardia e un Veneto, che siano gli unici due stati al mondo eh? esistenti, indipendenti, dove ognuno fa più o meno le cose che fa quell'altro, ognuno si coltivano le pesche in Lombardia, si coltivano le pesche in Veneto, eh, si fanno macchine in Lombardia, si fanno macchine in Veneto, si fanno panettoni in Lombardia, si fanno panettoni in Veneto, ogni tanto qualche Veneto va a fare il turista a Milano, ogni tanto qualche Lombardo va a fare il turista a Venezia. Ecco, questo è un mondo in equilibrio dove tutti si vogliono bene, a tutti... Uh, c'è pace, c'è armonia, e ognuno di questi due stati ha una sua moneta. Diciamo che la Lombardia ha lo scudo e diciamo che il Veneto ha il leone, no? Tanto per dare, dare due nomi, e valgono uguale, uno a uno. Quindi 10 pesche in Lombardia costano 10 scudi, 10 pesche in Veneto costano 10 leoni, no? Cosa c'entrerà la moneta? È una cosa che usiamo per, per, fare, per fare la spesa. Adesso magicamente arriviamo con la bacchetta magica e diciamo che lo scudo della Lombardia si rivaluta, si apprezza. E diciamo che a questo punto fra il cambio fra lo scudo e il leone, lo scudo lombardo vale due leoni veneti. Quindi il valore dello scudo lombardo raddoppia. Il lombardo è contento inizialmente. È convinto di avere un regalo. Abbiamo la moneta forte, abbiamo la moneta di serie A, mica come quei pezzenti veneti che hanno invece il loro leoncino che vale la metà del nostro scudone. Eh? Quindi siamo entrati in serie A, siamo entrati nelle, nel, nella, nel mondo delle regioni forti, di quelli che hanno la moneta forte. Che bello, siamo ricchi. E allora cosa succede? Succede che dopo due secondi... Il lombardo guarda i suoi dieci scudi che ha nel portafoglio e si rende immediatamente conto che se lui va al mercato a Milano compra dieci pesche con quei dieci scudi, se va a Verona ne compra venti. E allora cosa fa? Prende la sua macchinina, va a Verona, compra venti pesche pagandole con dieci scudi. Molto contento il negoziante di Verona che ha venduto 20 pesche. Quello che vende le pesche a Milano vuoto il negozio. Però è contento. Perché questo signore che vabbè oggi sì è vero, avevo il negozio vuoto, non ho venduto nessuna pesca, però devo comprare il frigorifero. Il frigorifero mi costa 100 scudi. Caspita, però se io vado a comprarlo a Padova, un bel frigorifero fatto... Da, da Veneti, ma è, è, è più o meno bello come quello fatto, fatto da Lombardi, costa 50 scudi per me. Quindi andrà a Padova a comprare un frigorifero veneto, che costa la metà. Il padovano non andrà più a visitare Milano perché le robe costano troppo. Ha uno stipendio di 100 leoni. Tutte le cose a Milano costano il doppio. Non ci vado più. Per il Lombardo sarà convenientissimo andare in vacanza a Venezia. Oh, sono andato a Venezia, costa pochissimo. Tutto costa la metà rispetto qua a Milano. Allora il Veneto che cosa fa? Comincia a mettere dei negozi a Milano, dove vende i suoi prodotti, che costano la metà dei prodotti fatti in Lombardia. Dopo due secondi vedete che... Tutti i lombardi compreranno soltanto prodotti fatti in Veneto. All'inizio sono contenti i lombardi. La loro vita sembra più semplice. Guarda che meraviglia, sto pagando di meno le cose. Grazie scudo forte. Passa poco tempo e a tutti i lombardi viene battuta una mano sulla spalla e gli dicono "Sei licenziato". Ma perché sono licenziato? Nessuno compra più i nostri prodotti, non c'è più nulla. Le nostre pesche rimangono lì sul mercato, e i nostri frigoriferi nessuno li compra più, non li compriamo più noi né li compra nessuno in giro all'estero perché tutti comprano il frigorifero veneto che costa la metà. E allora a quel punto il lombardo licenziato non può più comprare nel frigorifero lombardo, nel frigorifero veneto e comincia a stare molto molto male. A un certo punto può alzare il ditino e dire "Ma sarà forse colpa della moneta che è troppo forte? Pazzo! È la corruzione! Sono le tasse! Non è quella moneta lì. Cosa pensi la moneta? È una roba neutra, non c'entra nulla. Sarà che tu sei un fannullone. Sarà che tu non lavori più bene come una volta facevi. E io dico: Ma come non lavoro più niente? Guarda i suoi prodotti come sono più belli. Non hai fatto innovazione. E certo che non ha fatto innovazione. È un anno che al negozio vuoto. Che cosa innovo? Allora, dall'altra parte invece questi che continuano a vendere prodotti hanno anche i soldi per poi dopo fare dei frigoriferi più belli. A questo punto si arriva a un livello dove si rinforza così tanto l'economia del Veneto che anche se paradossalmente... Si pareggiassero le cose, il vantaggio sarebbe troppo forte perché questa è indebolita, l'industria della Lombardia che viene uccisa dal, dallo scudo troppo forte, dalla disoccupazione, si trova talmente in svantaggio che non ce la fa più a recuperare. E allora uno dice. Ma vediamo di risolverla questa situazione, ma non si deve toccare la moneta, non è possibile toccare la moneta. Sapete che cos'è la prima idea, l'ideona che viene fuori poi dopo a qualcuno? Stipendi? La metà. Bisogna recuperare competitività, caro il mio lombardo. Dimezza lo stipendio e vedrai che sarai competitivo col Veneto. E Lombardo dice, sì, ma io per carità posso anche pensare di mezzare la mia paga, ma poi la mia rata del mutuo è sempre quella, ma, ma poi dopo il latte, il pane, è così è così questo tipo che, che, io, che io devo comprare ogni giorno, i prezzi sono quelli lì, come faccio? Devi adeguarti. Vi risulta per caso che questo scenario, questa favola stranissima, possa un po' somigliare a qualcosa che forse sta succedendo anche da noi? O è una cosa del tutto campatenaria? Non vi viene il sospetto che domani, se la Germania uscisse dall'euro e l'Italia uscisse dall'euro, la nostra moneta, chiamiamola come vogliamo, il fiorino, il ducato, la lira è morta, non c'è più, chiamiamola come vogliamo la nostra moneta. Sarebbe un, di valore un po' più basso rispetto all'euro, invece il marco tedesco nuovo sarebbe di valore un po' più alto rispetto all'euro. Non vi viene sospetto? Vi sto dicendo una cosa strana, vi sto dicendo una cosa che non esiste, vi sto dicendo un'ipotesi campata per aria, oppure è probabile che sarebbe così? Ecco, se pensate che è probabile che sarebbe così, sappiate che quella. Vi ringrazio, vi ringrazio, ma ascoltatemi, applaudite dopo se pensate che avrò ragione. Ascoltatemi perché è fondamentale. È la prima volta che forse da un po' di tempo una parte vi ricordano cosa sono le cause del perché si sta male qua. E si sta male qua non è che si sta male in tutto il mondo, si sta male qua. Non c'è la crisi mondiale. Andate a Londra a vedere se sono in crisi, eh? andate lì stato recentemente con Rinaldi che è qua in prima fila eh, le macchine e le limousine si sprecano. Eh? Allora, immaginate quindi questa Germania che esce dall'euro e la sua moneta si rafforza, immaginate l'Italia che esce dall'euro e la sua moneta si indebolisce. Bruttissimo verbo perché fa pensare che diventiamo più deboli, più piccoli. No, diventa più leggera la nostra moneta, diventa più pesante la loro moneta. Questa differenza, ognuno di noi può avere in mente quale potrà essere, 30%, 40%, non lo so, è quanto in questo momento la Germania ci sta rubando in termini di competitività. I suoi prodotti costeranno per tutto il mondo il 40% in più di quello che costano adesso e i nostri prodotti rispetto alla Germania costeranno esattamente della stessa proporzione in meno. E se i nostri prodotti costano meno... Ne vendiamo di più? Se vendiamo più prodotti significa che c'è più lavoro e se c'è lavoro significa che avremo i soldi anche per comprare i prodotti importati. Chi ha perso il lavoro non compra nulla. Il potere d'acquisto di chi è licenziato è zero. Una moneta artificialmente forte porta inevitabilmente disoccupazione. Non c'è possibilità che diventi e che succeda in un altro modo. Quindi se noi in questo scenario della Lombardia e del Veneto con le monete così fatte mettiamo tutte le soluzioni che ci propongono come eh, geniali e risolutive, cosa otteniamo? Otteniamo qualcosa che non serve a niente, e se quel qualcosa non serve a niente a noi, probabilmente serve a qualcos'altro. Quindi, se noi al Lombardo che non ha lavoro perché la sua moneta è troppo forte, artificialmente forte, ricordate, gliel'abbiamo fatta alzare con la bacchetta magica, eh, che è uguale all'euro normalmente. Una moneta forte è forte perché c'è tanta richiesta dei prodotti. No. Quindi, se in un paese invece c'è poca richiesta dei prodotti. Allora il valore della moneta scende. In questo caso noi siamo invece esattamente come la situazione della bacchetta magica. Siamo in crisi ma abbiamo la moneta forte, è arrivato qualcuno che ci ha fatto raddoppiare il valore del nostro scudo. No? Allora cosa succede? Succede che noi lombardi siamo in questa situazione, la soluzione la state intravedendo anche voi senza che ve la spieghi io. Cosa dicono? Ci vuole la patrimoniale. Bisogna tassare i risparmi, bisogna alzare l'IVA. Ma, ma vi rendete conto di quanto vi pigliano per il culo? Io sono indignato, sono indignato quando ogni volta vado a parlare in televisione o cose di questo tipo su questi temi e vi dico, signori non è che dico che ci vogliono più tasse non è che dico che ci vuole la corruzione sono tutte cose dove bisogna lavorare tantissimo ma il problema è un altro abbiamo una moneta troppo forte e questa percentuale di moneta troppo forte è quella che pesa su tutti e eh, ma qualcuno ce la fa ma benissimo ma qualcuno ce la fa anche a saltare due metri ma non è che perché qualcuno ce la fa a saltare due metri allora tutti noi dobbiamo metterci a saltare due metri e se non riusciamo a saltare due metri dobbiamo morire e eh, non è così. E eh, ma loro sono stati più forti, loro sono stati più bravi, loro hanno barato. Perché tutti i trattati erano stati congegnati in modo di favorire la Germania. E all'interno di questi trattati c'erano cose ben precise, come il divieto di eccesso di surplus, vale a dire di esportare troppo, il divieto di sforare il debito. No, invece loro l'hanno infranto subito il giorno dopo. Il divieto di aiuti di Stato hanno dato 300 miliardi alle loro banche che stavano per saltare tutte nel 2008, allora loro hanno pagato 300 miliardi, hanno una banca che si chiama KFV dove hanno nascosto il 20% del debito pubblico, con quella finanziano a zero il, i, i tassi, hanno, si, hanno creato a tavolino lo spread, perché lo spread altro non è che la paura che il debito pubblico non venga rimborsato. Il debito pubblico in tutto il mondo è sicuro nessuno si pone il problema che non venga ripagato il debito americano, il debito inglese anche se possono essere in, in certi periodi sono stati molto più in crisi di noi quando c'è stata la crisi dei subprime americani gli americani erano in crisi discreta eh, ma nessuno aveva il dubbio che qualcuno ripagasse i titoli di Stato americani avrebbero stampato dollari e avrebbero ripagato con quello no, invece da noi hanno detto ah guarda c'è la Grecia facciamola fallire così diamo un po' di lezione alla gente allora hanno fatto fallire la Grecia e far fallire la Grecia cosa significava? Significava dire con un neon grosso così attenzione che c'è qualche titolo di Stato in giro per l'Europa che è un po' poco sicuro, portate i soldi da noi che siamo invece sicuri. Il risultato è che la Germania in questo momento si sta finanziando a tassi negativi, vale a dire il mondo paga per portare soldi alla Germania con questi soldi. Gratis, poi la Germania finanzia le sue imprese e noi vogliamo competere. Abbiamo il 20%, 30% di, di svantaggio di valuta. Se noi andiamo in banca, se una nostra impresa va in banca, gli fanno un bel saluto di qualsiasi tipo dicendo che non gli presteranno niente o se glielo prestano, glielo prestano a tassi che uno strozzino si vergognerebbe a, a praticare. Dall'altra parte, tassi a zero eh, e possibilità di fare tutto. Loro, c'è stato un documento della Bundesbank che dice per Entrare dai crediti, bella patrimoniale, 10% di tutti i valori, ma di tutti, anche delle case, quelle più piccole, cosa che uno non si capisce come faccia a pagare una patrimoniale su una casa se non ha soldi. Cioè, ho, una, ho, fatto, ho comprato una casa, ho un mutuo. E cosa, la pago con un bagno, non lo so, se mi chiedono di, di, uh, di, di dover pagare una tassa del 10% del valore gli do un abbaino, gli do l'ingresso, che cavolo vogliono? E poi dopo nello stesso documento c'è scritto in Germania la patrimoniale non andrà mai fatta perché danneggia la crescita. Ah, ma bene! Ma certo, ma perché noi siamo quelli che devono essere spiumati. Noi stiamo pagando tutti i crediti che la Germania ha concesso a tutta l'Europa del Sud in maniera scriteriata e ce li stanno facendo pagare senza dirci nulla. Quando noi siamo andati in fila tutti, eh, perché noi siamo un popolo di gente sfaticata, di gente corrotta, tutti in fila ordinati a pagare la mini IMU. Tutti in fila, con una formula che neanche uno, il matematico, riusciva, riusciva a cavarla, no? tutti in fila per pagarla mini IMU questo popolo di corrotti, questo popolo di lazzaroni, eh, questo popolo di gente che non ha il coraggio delle proprie azioni. Bene, intanto per i 150 milioni che servivano per evitarci questa umiliazione, perché quella è stata un'umiliazione, la minimo, per un, per un italiano, ecco, quei 150 milioni non si sono trovati, ma nessuno vi ha detto che abbiamo usato 52 miliardi. 52 miliardi, non 150 milioni, 52 miliardi per i fondi salvastati, che significa pagare altri stati per i crediti della Germania. Quando, quando accendete la televisione no, e guardate Ballarò oh, questi bei programmi, vi dicono che la Spagna ha tagliato gli stipendi adesso va bene. La Spagna ha tagliato gli stipendi, ma non vi dicono che innanzitutto avrà anche tagliato gli stipendi, ma il 25% di disoccupazione ce l'hanno ancora e non so se abbiamo idea di cosa sia il 25% di disoccupazione, ma soprattutto. Non vi ricordano il piccolo particolare che noi l'estate scorsa abbiamo versato, noi intesi Europa tutta, no? ma soprattutto poi dopo noi, 50 miliardi per salvare le sue banche se no erano tutti falliti 50 miliardi in proporzione significa che noi dato che abbiamo circa il 20% di questa spesa abbiamo versato 10 miliardi allora 10 miliardi per salvare le banche spagnole perché poi dopo loro potessero essere presi come bel esempio eh? vedi che loro seguono quello che diciamo noi e vanno bene voi in fila a pagare la mini-IMU ma ve l'ha detto qualcuno? No, perché quando si è trattato di votare i fondi salvastati e la Lega Nord è stata l'unico partito che non ha votato questa schifezza, oh ma tutti eh, l'hanno votato tutti, l'hanno votato tutti. Tutti tranne uno, quindi significa che ogni tanto qualcuno che ha, che ha il coraggio di andare contro corrente, di fare il salmone, si trova. E quindi questo dovrebbe essere un esempio anche per tutti voi: che si può anche andare contro quello che fanno tutti gli altri, alla fine, poi dopo non è detto che la ragione ce l'abbiano quelli là. Però quando c'è stata la votazione, perché alla fine sono tutte cose votate, queste eh, infamie. Eh, beh. Quando c'è stata la votazione per il fiscal compact quindi, e per il MES, quindi per questo impegno a versare e a impegnare miliardi e miliardi nostri che potevano essere utilizzati per creare lavoro, per creare qualsiasi cosa utile per i nostri disoccupati, ecco, allora su tutti i giornaloni, e lì è stato veramente dove ho detto, Borghi, tu devi metterti in prima persona qua perché non è più possibile così. Allora in tu. In tutti i giornali non c'era una riga. L'unico che scrisse qualcosa fui io e perché lo infilai dentro in un articolo che mi avevano chiesto per un'altra cosa. Altrimenti il Corriere della Sera titolava... Dire, anche libero, comunque devo dire, quindi il giornale libero mh, fecero, fecero due, due cose, però sa, sono giornali considerati di nicchia e poi che dicono ovviamente il falso perché in realtà quello che dice vero è Repubblica. Allora, Repubblica titolava su Ruby, che era fondamentale, no? Il Corriere titolava sul caldo, era il 21 luglio. Io mi preoccupo, eh? mi sono preoccupato quel giorno lì, mi sono preoccupato. Non sono mai stato un complottista, non ho mai pensato che ci fosse la congiura del silenzio per stare zitti, però io ero lì, ho scritto eh, su, sui social network, eh, sì, si scriveva, eh, vedo moglie in prima fila può testimoniare, ero preoccupato, Dice, ma cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo? Cosa stanno votando? Eh, scrivevo, bombardavo di tutto, no? preparavo l'articolo no? sul giornale. E mai avrei pensato di vedere che una cosa così fondamentale, che impegnava tanti, tanti miliardi nostri, venisse totalmente censurata. Quindi, da quel momento lì ho capito che veramente eravamo in guerra. E dovete preoccuparvi, ha detto giusto Salvini, dovete preoccuparvi perché sono disposti a tutto, sono disposti a mentire, sono disposti a qualsiasi cosa pur di tenere in piedi un sistema che se dovesse essere sbugiardato si capisce, lo capiscono benissimo che nel momento stesso in cui viene fuori la verità su tutto quello che è successo li vanno a prendere casa per casa. Per cui devono solo sperare che tutto questo vada avanti il più possibile. Sperando che arrivi, qual, gli ingenui sperano che arrivi il miracolo, chi non è ingenuo sperano poi dopo di conquistarsi sufficienti prebende per poi dopo riuscire a fuggire tranquilli in Europa. E vedete che già al nostro simpatico Enrico Letta hanno già promesso il posto in Europa in modo tale da tenerlo bello salvo e bello a posto. Quindi io ho scritto questo libretto per voi. In modo tale che fosse inattaccabile dal punto di vista economico. E di questo ve ne accorgerete perché è evidente che se io avessi scritto una riga falsa su questo libretto, istantaneamente questa riga sarebbe stata. Di... Ci sarebbero le gigantografie con le frecce dicendo: Borghi dice bugie. Vedete questa riga è falsa e ve lo dimostro. Non le troverete perché io sono abbastanza bastardo e quindi io l'ho scritto in modo tale che non fosse attaccabile. Quindi, quindi voi sapete che tutto quello che c'è scritto è vero. E la fatica è stata quella semplicemente di rendere dei concetti che sono complicati, che altri studiosi molto più bravi di me, come per esempio il professor Bagnai, che è stato citato prima, scrivono in libri: che quello che Matteo ogni tanto ha regalato anche a Renzi, no? per dire così magari ti documenti un po' su cos'è il vero, ma tanto lui lo sapeva a memoria sicuramente, quindi l'ha fatto semplicemente per ricordargli come vanno le cose. Ecco. Queste sono cose scientifiche, il difficile è stato riuscire poi dopo a cercare di riportare in concetti che siano comprensibili più o meno a tutti. Quindi... Cerchiamo di capire, capirete anche leggendo perché tutto quello che vi dicono che è irreversibile, non si può, le carriole di monete, l'inflazione, il mutuo, eh, le materie prime, ma noi cosa facciamo? La liretta, giocheranno a palla con la nostra cosa, così. Sono bugie, cambiare si può, cambiare si deve e aspetta a voi veramente prendere in mano il vostro futuro perché abbiamo... Dato sufficienti anni della nostra vita, adesso basta! Grazie, grazie a tutti, penso che si colga che i 90 giorni che abbiamo davanti devono essere vissuti 24 ore su 24, non lasciate nulla di intentato perché penso che quello che si è detto oggi sia alla portata di tanta gente che ha la mente libera e ha voglia di capire. Quindi grazie a tutti, grazie all'interprete per la lingua dei segni. Mi hanno segnalato più di 10.000 contatti solo sul sito internet bastaeuro.org, quindi diffondete il sito da domani in ogni dove, prendete a piene mani il quotidiano La Padagna, ringrazio Aurora Lussana per, per, per il contributo che, che sta dando anche come quotidiano, usciamo di qua e cominciamo la battaglia e fra 90 giorni ci ritroviamo qua a festeggiare la vittoria di chi ha ragione. Grazie a tutti, buona serata.